Sì, avete letto bene. Per la prima volta nella mia vita farò una recensione di un romanzo che non ho ancora finito di leggere. Non so neanche se lo finirò. Per adesso sono a pagina 300, poco più della metà. Quello che ho letto finora non mi è dispiaciuto, ma non mi ha nemmeno fatto impazzire. I libri di Mishima sono spesso una caccia al tesoro, con il tesoro alla fine. Anche in questo caso mi piacerebbe che qualcuno me lo confermasse. Oggi non posso che parlare di ciò di cui sono stato testimone finora. In passato, non abbandonavo mai i libri. Se ne iniziavo uno, andavo avanti. Anche masochisticamente. Lo consideravo un dovere, una missione, un segno di rispetto nei confronti degli autori. E poi chissà, anche nell'immondizia si scovano oggetti di valore. Poi ho capito che la vita è troppo breve. Però Colori proibiti di Mishima mi mette in crisi. Si tratta di Mishima accidenti, che scrive da Dio, sempre. E un conto è abbandonare al terzo capitolo, un conto a metà. Ad avermi attratto è stato il soggetto libertino. Una storia di seduzioni multiple, incrociate, che non hanno come scopo la lussuria, bensì la vendetta, il potere, la voglia di dimostrare di essere qualcosa che non si è. È una calamita per un lettore, con le mie caratteristiche. Tuttavia, Colori proibiti è anche troppo cerebrale e l'impalcatura poco credibile. Certo, calandola in un contesto giapponese di silenzi e reticenze, tanto per paragonarlo a un romanzo simile, l'intreccio del mitico Le relazioni pericolose è certamente barocco, eppure realistico. Tra le storie di Mishima e chi legge, invece, si erge a un certo punto una sorta di barriera. È come se l'autore, trasformatosi in mago, cerchi di dare movimento a un quadro, a una statua, a un'immagine statica, a un'idea, e farla parlare. L'esperienza è straniante. Immaginate, mentre camminate in un museo, all'improvviso, come in Harry Potter, il personaggio di un quadro si mette a parlarvi. Una sensazione che prima avevo provato solo con Dostoevsky e Kafka, altri due autori con cui non ho un rapporto di solo amore, diciamo così. In sintesi, la storia è questa, almeno fino a pagina 300. Hinoki è un vecchio scrittore, cinico, disincantato, misogino, solitario. Vive più nei suoi pensieri che nella realtà. Io, per la cronaca, rischio di fare la stessa fine. Dopo tante, troppe delusioni d'amore, decide di vendicarsi del genere femminile. Il suo strumento di battaglia è Yuichi, uno studente universitario, bellissimo e soprattutto gay. Un'arma perfetta per illudere e far soffrire le donne. Yuichi, nonostante il suo potere estetico, è insicuro, vagamente confuso e si fa pilotare da Hinoki come una marionetta, almeno all'inizio. A un certo punto però le carte si mescolano. Inaspettatamente Hinoki comincia a essere attratto carnalmente da Yuichi, come Gustave da Tazio in La morte a Venezia, e Yuichi da una delle sue vittime. Ma chissà, forse sono solo fuochi di paglia. Questa svolta, che in teoria dovrebbe accendere l'interesse del lettore e tenerlo sveglio, rischia invece di distrarlo. Io avrei preferito che il piano di Hinoki funzionasse e si risolvesse in fretta, e vederne così gli effetti. Non so, magari succede a pagina 325. Lo scoprirò mai? Perché Yuichi si lascia manovrare così? Forse per vanità, forse per i soldi che Hinoki gli dà. Nei romanzi giapponesi non sono rare figure simili, giovani maschi senza opinioni, che anziché anticipare gli eventi, li seguono con discrezione. È davvero difficile immedesimarsi in lui. Arduo anche capire le vere motivazioni di Hinoki. Non è credibile che un uomo così intelligente ritenga di poter ottenere una grande soddisfazione vedendo degli estranei che per colpa sua non riescono a raggiungere l'orgasmo, né fisico né mentale. Ora mi prendo una pausa, magari tra qualche mese ricomincio da dove ho interrotto. Il segnalibro non lo tolgo, giuro, rimane lì, a pagina 300. Ora vi leggo alcuni deliziosi passaggi. No, non è un modo per farmi perdonare da Mishima, è che mi va. La bellezza non ha bisogno di giustificazioni.
Hinoki dice a Yuichi: tu non sai amare le donne, né carnalmente né spiritualmente. Regnerai su di loro, allo stesso modo in cui la bellezza della natura regna sull'umanità, e cioè grazie alla totale assenza dello spirito. Ed ecco come Mishima vede il corpo maschile e quello femminile. Il corpo di un uomo è come le ondulazioni di una pianura luminosa, sulla quale è possibile scorgere ogni cosa al primo sguardo, di imbattersi in una piccola sorgente a ogni passeggiata, e neppure una caverna ricca di minerali dove più ci si addentra, più si scoprono magnifiche gemme. E ora sull'arte e gli artisti. Una volta trascorsa la propria, l'artista consuma la seconda metà della vita a ricercare il significato della giovinezza. E ora sull'amore della signora Kaburagi per Yuichi. Senza dubbio, ciò che l'aveva fatta innamorare a tal punto non era necessariamente la bellezza di lui, bensì il fatto che egli non l'amava. Era come chi andasse a far visita a un eco, chi tentasse di afferrare con la mano l'immagine della luna riflessa sull'acqua. Ed ecco la descrizione fantastica di un uomo. Aveva lineamenti squadrati da tedesco, splendidi e arroganti. Teneva il mento ritratto con cura e il bagliore nei suoi occhi era di una freddezza estrema. Il solco profondo alla base del naso accentuava quell'impressione. Il volto era strutturato per intero in modo tale che non dovesse guardare spesso verso il basso. Era basato sulla legge della prospettiva, e la fronte ostinata ne diveniva uno sfondo sontuoso.